possiamo inserire dei link in questo modo. Possiamo decidere se tutta l'immagine deve essere un link, ok? Nel senso che quando io ci vado sopra con il mouse, ci clicco e su qualsiasi punto io clicchi dell'immagine, alla fine si aprirà un'altra pagina o si aprirà un qualcos'altro, che come abbiamo detto prima può essere un file o una pagina internet, ok? Oppure possiamo creare all'interno della immagine, di quest'area qui, delle zone, si chiamano map o map, delle piccole aree dove cliccandoci possiamo dirgli che cosa si deve aprire. Faccio un esempio: se mi piace concentrare l'attenzione di questa immagine sulla figlia di Anita, per intenderci, io potrei decidere ad esempio di creare un'area attorno alla testa della figlia di Anita che si chiama Selvaggia, in modo che solo quando io vado in quest'area qui il cursore del mouse diventa una mano. E quindi quando diventa una mano, poi io solo in quell'area lì di tutta la foto posso cliccarci e far aprire, come al solito, o un'altra pagina internet o un documento. Ok? Si possono fare tutte queste cose. Allora, in questo caso uno potrebbe eliminare il link, perché se io clicco qua mi può venire chi siamo. Tu puoi, Anita. Se clicco qua è come se aprissi Basset e poi mi sembra. Questa è una. Allora, questo è molto bello. Lo so che è diverso da solito. No, perché gli altri sono disuso. Vabbè, però io diciamo che gli altri sono di più uso comune, cioè nel senso che su internet ormai si trova di ogni, e di questo ogni. Il più comune è il fatto di avere dei link specificatamente sulle pagine. Esatto. Avere anche dei link differenziati, differenziati vuol dire che su un'immagine come questa, ok? Che ha questa qua, posso avere 4, 5, 10 link per zone, per aree, per mappe. Certo. Cioè posso dire questo cerchietto qua, in quest'area qui, quando ci vado col mouse e ci clicco, si deve aprire un documento che parla dei cani di razza Basset, ok? Sì. Poi vado qui, faccio un altro cerchietto, un quadrato, vediamo quali sono i disegnetti che posso fare per individuare le aree. Quando ci clicco si deve aprire un'altra pagina internet che anziché dei Basset parla dei corgi, ok? Certo. Mappe che stavo cercando dei contatti, sì. Sono finita, sono venuta a finire Map Google, sì. E poi satellite, sì. Non riesco a stamparle. E poi c'è una persona, una mia amica, che mi ha detto che se tu con satellite muovi col mouse riesci ad ingrandire, a fare, a manovrare, per cui pigli proprio anche proprio quella casa, quella pianta. Niente, un giorno. Allora, qual è l'argomento che l'ha interessata di più nell'ambito del corso? Ma penso Photoshop. Ok, e nel gruppo come si è trovata? Benissimo. Ok. E con Francesco, con l'insegnante? Francesco è straordinario, devo dire che ha una pazienza incredibile e quindi ci siamo trovati veramente molto, molto bene. Okay. Consiglierebbe a qualcuno di iscriversi a questo corso? Sì. Benissimo. Okay. Buongiorno. Allora, l'argomento che ti ha interessato di più nell'ambito del corso? Mirato al sito internet, quindi sicuramente Photoshop. Interessantissimo, e adesso il sito. Okay. Dreamweaver. Sì. Ok, vabbè. Nell'ambito del gruppo. Ma nel gruppo è partito già dall'anno scorso, ci siamo trovati bene, quindi abbiamo fatto questo secondo corso, benissimo sia con gli altri partecipanti che anche con l'istruttore, l'insegnante, visto che l'abbiamo richiesto. Ok. Santo subito, però insomma. Va molto bene. Bravo, sì. Ok, consiglieresti a qualcuno di iscriversi a questo corso? Per mia esperienza, sì. Ok, perfetto, grazie. Prego.